l'horloge. Giovedì 1 novembre all'Ippodromo di Vinovo andava in scena la grande giornata dedicata alla 50ª edizione del Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli e le due finali del Gran Premio Anact. Convegno a porte chiuse senza pubblico, riusciva ad ogni modo a regalare le giuste emozioni grazie al contributo televisivo, che permetteva anche a distanza di poter vivere l'atmosfera di una delle giornate più belle di questo 2020. Le due batterie erano intitolate a due grandi nomi dell'ippica italiana, Vittorio e Giuseppe Guzzinati, driver che hanno segnato tante pagine della storia del trotto e che con la loro scomparsa hanno lasciato un vuoto incolmabile. Come accaduto anche l'anno scorso, l'emplane del Mangelli era tutto per i Goccia d'Oro, batteria e finale. Dapprima con Baby B, pupillo dell'ingegner Mauro Biasuzzi, di cui è allevatore e proprietario, che senza alcun problema andava facile alla meta, lasciando il podio alle due femmine nate a Vigone nell'allevamento Le Fontanette, Balsamine Fond e Bonneville Gifond, che insieme a Wild West Diamond e Ben Gurion Jet erano i primi cinque ad accedere alla finale. Da Balsamine Fond per il terzo sta emergendo Bonneville Gifond. E a centropista c'è Wild West Diamond, che non si è mai visto sul percorso. Baby B viene a dominare su Balsamine Font, al terzo va in finale molto bene Bonneville Gifond, solo quarto il tedesco Wild West Diamond, che piano è partito e ha provato a finire a centropista. Un colpo in un ginocchio faceva inciampare all'ingresso della retta d'arrivo Belzebu Jet, con conseguente rottura del freno e agganciamento con Bon Jovi MMG che gli era ai lati. In premiazione, a consegnare il premio al vincitore per la famiglia Guzzinati in entrambe le batterie era la signora Marisa, vedova di Giuseppe. Quando succedono queste cose sono sempre presenti. Ringrazio tanto anche a nome della famiglia di Vittorio, che non è potuta venire, e grazie tante. Alessandro, solo una cosa veloce, vincere la batteria che ricorda Vittorio credo che sia sempre una cosa che fa particolarmente piacere al di là di tutto. È un onore, è una storica famiglia del trotto. Vittorio era uno dei miei idoli insieme al fratello, quindi vedrò di fare bene anche tra poco con la seconda batteria, mi impegnerò. Vittorio veniva a Palermo a guidarci i cavalli e per noi era un giorno di festa, veramente un onore poter avere in sulchi personaggi del calibro di Vittorio e Giuseppe, secondo me due tra i più grandi guidatori italiani in tutti i sensi e non solo italiani. In un amen Goccia d'Oro bissava anche nell'altra batteria con Bubble F, di proprietà anche questo dell'ingegner Biasuzzi, insieme a Guglielmo Micichè e allevato dall'allevamento La Gardesana. Cavallo potente ma di non facile gestione, in un strettissimo finale con il derby winner Blef Dipa, che dimostrava così, se ce ne fosse stato bisogno, di non essere solo la meteora di un giorno. Al terzo posto si classificava il bisbetico Bolero Gar, su Barolo Rock e Bristol CR. Bubble F in vantaggio, Blef Dipa che insiste all'esterno, poi Bolero Gar e Barolo Rock, Bubble F che si difende, Blef Dipa che insiste, Bolero Gar che regge lungo la corda, Barolo Rock che sprinta, Bubble F e Blef Dipa alle prese, Bubble F, Blef Dipa testa a testa fin sul palo, Bubble F regge probabilmente Blef Dipa, poi Bolero Gar, poi Barolo Rock, il quinto, ultimo buono per la finale. Bristol CR 1:11:03 l'ultimo chilometro, meno di 28 a chiudere, vedremo poi quale sarà il tempo ufficiale, il testa a testa tra Bubble F e Blef Dipa, che finiscono molto molto vicini. Bubble F regge tutta strada, Blef Dipa che però lo rimonta palmo a palmo, gran prestazione di Blef Dipa che 1:11 l'ultimo chilometro di fuori va a raggiungere Bubble F sul palo. Mia sensazione è che Bubble F avesse salvato qualcosa, vediamo chi Bubble F ha ancora qualcosa di margine, Blef Dipa lo rimonta, sta però arrivando al palo e sul palo Bubble F salva una testa, una corta testa da Blef Dipa. Dopo la scelta dei numeri si arrivava così al gran finale con il successo siglato da Baby B e Federico Esposito, una preziosa seconda guida. Lungo la corda prova a migliorare Bonneville Gifond, il chilometro di Baby B in 1:12:07,
De PB sempre con quelle due lunghezze nei confronti di Bubble F. Will West non va da nessuna parte per adesso. Prova a muovere in mezzo alla pista Blevdipa che deve aggirare Ben Gurion Jet. Stiamo arrivando in 1200 con BPB che allunga 1:26.1. In 1200 sbaglia Bubble F che perde la camminata. BPB isolato in avanti. Il dominio di BPB all'ingresso della dritta d'arrivo di questo Mangelli 2020. BPB e Federico Esposito con una ventina di metri di vantaggio. Blevdipa finisce in spinta. BPB ha messo il risultato in cassaforte camminando tutta strada. Blevdipa finisce in spinta, BPB domina questo Mangelli, Federico Esposito, il team Gocciadoro, al secondo Blevdipa, bene al terzo Bongi Gifont, poi Well West Diamond e Bristol CR, 1:54.7, 1:11.7, cost to cost sul passo, non ha mai fermato BPB in vantaggio, d'altronde si era capito anche in batteria, cavallo assolutamente superiore nel derby, aveva sì perso, ma un cavallo che ha decisamente cambiato faccia nel team Gocciadoro, la vittoria nettissima, Federico Esposito che esulta, il pugnetto per lui, tutto il team Gocciadoro. Belle e genuine le parole di Alessandro Gocciadoro sul palco della premiazione. Sì, perché ho fatto una scelta, diciamo, tecnica, nel senso che secondo me era più facile improvvisare per la prima volta BPB rispetto a Bubble F, perché Bubble F comunque non è un cavallo semplicissimo. A Torino ha sempre avuto questi problemi su quella curva, me li aveva dati in batteria. E purtroppo in finale avevo forse meno gas e quando ho dovuto lasciare andare un pochettino le guide, io facevo la corsa su quello di fuori a me, lasciavo Federico avanti perché andava più veloce. Quindi, ma la scelta è stata fatta, per secondo me, fatta bene, nel senso che il cavallo con Federico ero convinto che andasse bene. Mentre magari ero più convinto che Bubble F, oggi, visto la batteria che non ce l'avevo preciso, pensavo di riuscire a portarlo a casa e invece non ci sono riuscito. Federico, hai sentito le parole di Alessandro? Credo che siano delle belle parole queste. Sono delle bellissime parole. Per me Alessandro è come un fratello, perché mi è stato vicino in un momento che era difficile, molto difficile. Quando io ero su in Svezia e lui era qua in Italia, mi è stato molto vicino, per me è come un fratello e lo ringrazio tutta la mia vita. Già di poche parole di suo, Federico, emozionatissimo, riusciva a dire solo poche ma importanti cose, come d'altronde nel suo stile. Federico, è ufficiale l'ordine d'arrivo. Federico, hai vinto il Mangelli 2020. Nessuna sorpresa per il finish dell'ANAC, che andava all'imbattuta Caramel Club, guidata alla perfezione da Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata per la quinta vittoria consecutiva, ed un grande risultato per Tiberio Cecere, che su 5 partecipanti ne aveva ben 4 a traguardo. Caramel Club in vantaggio, Candy Bar è stanca, sprinta Coco Milk di Sever Treb mentre sbaglia Cometa Fass, a centropista Crystal Palma. Caramel Club 6, è padrona della situazione. Caramel Club viene a vincere da cavalla superiore, c'è lotta per le piazze, per il secondo Crystal Palma precede di Sever Treb e al quarto il numero 7 di Coco Milk. Caramel Club, VP dell'Annunziata Tiberio Cecere. Non ci sono, la società agricola Giovi, cavalla imbattuta, mantiene l'imbattibilità. Eccezionale. È dal primo giorno che ci sono montato in qualifica, non mi aveva dato questa grande impressione. Poi ha debuttato, c'è una chiusa in 28 e lei dalla terza posizione, anche non essendo bellissima di meccanica, ha fatto 3 salti e li ha battuti. E lì mi ha dato già una grande impressione. E da quel giorno poi c'è stata l'escalation, una dietro l'altra. E credimi, ancora deve dire niente, perché fa tutto molto semplicemente. Caramel è duttile, parte, gira, quello che vuoi fare fai. Quindi meno male che ce l'abbiamo noi. Le altre sono biciclette, l'unica che ti dà problemi più o meno è Candy Bar, ma c'è il problema della sabbia che ormai è noto a tutti, quindi stiamo lavorando per quello. Corso alla grande, la cavalla di Scarton anche, ha fatto un bel finish in progresso e ottimo anche Coco che è sempre lì
grande lottatrice. Tramite me Massimo Dubini, che è un allevatore che fa ricerca, sperimentazione e merita questo premio. Grazie. Tanta sorpresa invece nei maschi, dove mancavano i favoriti, lasciando così la vittoria ad un cavallo molto trascurato come Chris Mile, da Papà Varenne e Piuma d'Amore, sorella di Mago d'Amore. Shakiroki in vantaggio su Carofano Khan, Cerman de Zac, a centropista sprinta Chris Mail. Shakiroki si difende, Chris Mail cantazione, Chris Mail arriva su Shakiroki, Chris Mail aggancia Shakiroki e lo batte nel finale. Al terzo Cerman de Zac, al quarto Corazon Bar, 1,59,5 il totale, l'arrivo un po' rotoloni, ma Shakiroki se l'è fatta tutta di fuori. Chris Mail a sorpresa, Gabriele Quarnetti, trainer, driver e proprietario. 162 la quota di vincente al totalizzatore. Allievo in toto di Gabriele Quarnetti, driver romano, il primo successo nel primo Gran Premio disputato, per la gioia e l'emozione sua e dei suoi amici presenti, con una guida sicura e decisa, portava il suo allievo al giusto traguardo. Grazie, l'emozione ce n'è tantissima, è il mio primo Gran Premio e vincerlo qui a Torino è stata veramente una grande soddisfazione, con un cavallo che mi sono cresciuto piano piano e oggi mi ha tolto una grande soddisfazione, forse la più grande del mio lavoro. Premio con piacere Alfredo Morozzi, che ha allevato questo bel cavallo, al quale faremo avere il premio Anact e la monta gratuita di Cock Steel per la prossima stagione. Questa è la storia di una giornata di ippica, di quelle che piacciono a noi, che regalano gioie, emozioni e sorprese. Dove un cavallo si può riscattare da una corsa precedentemente non venuta giusta ed uno si può confermare. Dove le linee guida di una femmina stabiliscono sempre più il dominio regale e dove ad arrivare è il cavallo che non ti aspetti, trasformando una corsa in una bella favola.